Giovanni Stomeo, selezionatore regionale maschile Puglia, alle porte una nuova stagione, già iniziata da qualche settimana ormai, che oggi vive il suo regional day maschile, alla presenza dei tecnici del settore nazionale. Che giornata è stata oggi? Oggi è sicuramente una giornata molto formativa, non solo per gli atleti, per i 21 atleti presenti, ma anche per tutti i tecnici presenti, e ce ne sono davvero tanti. E sicuramente i ragazzi, gli atleti avranno la possibilità di avere qualche consiglio da applicare da subito, fin dal prossimo allenamento con le loro società. Questo sicuramente sarà un vantaggio per tutte le squadre, quindi le società presenti oggi, e sono tante. Uno degli ultimi appuntamenti prima dell'avvio della stagione del Club Puglia, nuovo per questa regione, che vedrà impegnata appunto una selezione di atleti in un campionato fuori classifica di Serie D. E effettivamente faremo l'ultimo allenamento lunedì prossimo a Fasano, e dove saranno presenti 22 atleti. E questi 22 atleti faranno parte appunto del Club Puglia, e ci tengo a precisare, non significa che automaticamente faranno parte poi del cosiddetto TDR, il Trofeo delle Regioni, ma si è pensato, e trovo appunto un'ottima idea quella della federazione di creare questo Club Puglia e dare a tutti questi ragazzi la possibilità di far parte di un campionato di Serie D. L'obiettivo è quello di farli giocare, di metterli a confronto con le altre realtà di Serie D. Nuova esperienza, ancora una stagione alla guida della selezione regionale per Giovanni Stomeo. Che esperienza è stata fino ad oggi per te? Un'esperienza davvero unica, che mi ha formato sotto tanti punti di vista, e dico questo nonostante avessi già ricoperto un ruolo, seppure a livello provinciale, di settore giovanile. Ma il confrontarsi davvero non solo con gli atleti della Puglia, ma anche di tutte le altre regioni, e soprattutto anche con i tecnici di tutte le altre regioni, è davvero un'esperienza molto formativa e unica, se vogliamo, da questo punto di vista.